Memushai Benevento, ora si può fare Nicastro verso Foggia. Nelle prossime ore Mario Giuffredi, agente del centrocampista albanese, incontrerà il presidente del Benevento Vigorito. Baroni sarà accontentato, questi i termini della trattativa: cessione a titolo definitivo oppure, ipotesi più plausibile, prestito oneroso con obbligo di riscatto alla prima presenza dell'ormai ex capitano del Pescara. Come già anticipato, fortissimo il pressing del Foggia per Francesco Nicastro, richiesto dal tecnico dei rossoneri, l'ex Giovanni Strappa. Il presidente Lucio Fares ha già contattato Sebastiani. Salvo intoppi, la trattativa già impostata sarà definita nei prossimi giorni. Cessione a titolo definitivo per una cifra non inferiore a 500.000 euro. Golubovic, il laterale serbo classe 94, sarà annunciato a breve. Roma e Pescara sono d'accordo su tutto. Al club capitolino il 20% sulla futura rivendita dell'ex Pisa. Il giocatore avrà la buona uscita richiesta, circa 150.000 euro dalla Roma, e diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore biancazzurro. Secondo talune indiscrezioni, il Delfino sarebbe sulle tracce del 29enne terzino sinistro Davide Brivio, di proprietà del Genoa, ex Atalanta. Voce seccamente smentita dalla società. Intanto cresce l'attesa per l'esordio in campionato col Foggia, curva sud interamente destinata ai tifosi pugliesi. In programma domenica prossima alle 17.30 allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia. 2.300 i biglietti finora venduti.